Incontro con Gian Piero Mancarelli, ex consigliere provinciale, ex assessore al bilancio. Corre voce che l'ITIS del prete a Sava sarà consegnato come struttura pubblica fra meno di una settimana, è vero? Beh sì, più che correvoce, ormai grazie all'intervento del commissario prefettizio e del subcommissario Armogida, insomma negli ultimi giorni sono state attivate tutte le procedure necessarie per intanto completare l'istituto. L'istituto è ormai completo, mancava, c'era il problema della strada, quindi dell'asfalto della strada d'ingresso sulla via Castel Mazzano, questo è stato fatto nei giorni scorsi e ormai sono in atto tutte le procedure per la pulizia, ormai a seguito della fine del cantiere. Beh, probabilmente sarà una settimana o al massimo 10 giorni, l'ITIS del prete dopo oltre 20 anni sarà una realtà a Sava, soprattutto una grande e bella struttura che invito a vedere per tutti i savesi. Struttura pubblica. Questa struttura pubblica parte 20 anni fa. Perché in tutti questi 20 anni ci è voluto così tanto tempo? Beh, insomma, noi abbiamo trovato una situazione incancrenita e difficile. Da un lato c'era il contenzioso sia con i proprietari che legittimamente erano stati espropriati negli anni passati, parliamo di 20 anni fa, e quindi c'è stato il pagamento dell'esproprio. Come assessore al bilancio abbiamo messo a disposizione le risorse necessarie, quasi 2 milioni di euro. Con la ditta Aprusci c'erano delle difficoltà che poi sono state dipanate e quindi poi abbiamo dovuto avere un altro problema che era quello di adeguare le fondamenta, che erano state costruite, diciamo, non in maniera assolutamente adeguata alle necessità delle normative nuove antisismiche. Qui c'è stato un adeguamento che ci è costato oltre 4 milioni di euro che abbiamo messo a disposizione e che ha consentito adesso di vedere questa opera pubblica. È un motivo d'orgoglio. Nell'ultimo periodo, prima della Giunta Floridio, devo dire che la provincia si contraddistingueva più per altre priorità, ovvero canti e balli. Noi abbiamo dato una priorità che era quella delle strade, delle scuole, tanto c'era ancora da fare, tanto c'è da fare, però con Mottola, Massafra, Sava, il fiore all'occhiello dell'amministrazione provinciale che insomma adesso non c'è più. Se volessimo dare uno sguardo a questi 20 anni in cui i locali dei privati sono stati affittati alla provincia per la struttura pubblica, noi guardiamo che sono quasi 400.000 euro all'anno che la provincia ha pagato al privato. 400.000 euro all'anno per 20 anni sono 8 milioni di euro, cioè uno sperpero di denaro, che quel denaro se fosse stato riversato sulla struttura pubblica forse qualche cosa l'avrebbe risparmiata, non trova? Beh, assolutamente sì, tant'è che come dicevo prima, le priorità che noi abbiamo dato sono state strade e scuole. Una somma significativa sicuramente del bilancio della provincia andava ai proprietari, privati di Sava. Oggi non sarà più così, ma non lo è più, non lo è più a Mottola, non lo è più a Massafra e adesso speriamo di continuare l'attività amministrativa del commissario, sia quella di continuare la nostra azione che vede Grottaglie come punto di riferimento. A Sava noi sicuramente da oggi in avanti risparmieremo ed è bello che questa scuola ha delle strutture come un'aula magna gigantesca, un palazzetto dello sport che è sia, diciamo, una palestra interna ed esterna con campi che verranno resi disponibili alla comunità savese e quindi sarà un fiore all'occhiello, un campus, una scuola con le nuove, insomma, visioni che ci sono adesso, un campus a disposizione della comunità savese. Di questo sono molto orgoglioso e soprattutto mi permetta di dire, penso al presidente Florido che tanto ci ha creduto su questo progetto, ci ha spinti e che oggi, insomma, ancora non è una persona libera. A me ne dispiace, spero che potrà provare la sua innocenza, sono sicuro che ciò avverrà e potrà anche lui godere di questa bellissima struttura che invito tutti quanti a vedere. Un'ultima domanda. 8 milioni di euro di affitto in questi 20 anni, una dozzina di milioni di euro è costata la struttura alla fine, sono 20 milioni di euro, forse sono tanti? Beh, lo dice a me che ho fatto l'assessore al bilancio, sì, che ci fossero degli sprechi, assolutamente sì, questo è fuori di dubbio. Come dicevo in precedenza, noi abbiamo avuto le vacche grasse, oggi noi siamo in una condizione devastante negli enti locali perché, insomma, diciamo così, i buoi sono già andati via. Noi stiamo cercando di mettere una piccola goccia, abbiamo cercato di mettere una piccola goccia in quello che era un oceano di sperperi che probabilmente c'era in precedenza. Sono tanti soldi, sì, dobbiamo rendere conto, non lo stiamo dando.
E dispiace che tutto questo impegno non sia avvenuto prima, però l'orgoglio adesso di guardare avanti con rinnovata fiducia e soprattutto davvero chi insomma negli anni è stato anche in provincia, penso per esempio all'ex sindaco Maggi che ha dato anche un'impronta importante, oggi si apre questa scuola ed è bene che Sava diventi punto di riferimento nella zona orientale della provincia.